Siamo qui al Mare della Ragana, appena terminata sotto la pioggia battente il big match della tredicesima giornata dopo il derby della settimana scorsa di ieri tra Trapani e CSK Mosca. Quest'oggi si è giocato Inter Borussia, una partita dall'alto contenuto di giocatori, di ex giocatori. Ha vinto il Borussia di Spina, Francesco e Michele Prisco 4-3 nel una partita rocambolesca sotto la pioggia. La parola al migliore in campo, Peccinella, ex Inter, proprio lui nel finale ha deciso l'incontro. Dedico questa vittoria al mio presidente, il grandissimo Francesco Spina, che non c'è per motivi di influenza. Da un paio di settimane che è fuori per influenza. Alla febbre da un paio di settimane, immagino. Comunque, dedico anche questa vittoria al mio ex capitano Marco Adinolfi, che su gol del pareggio esultava e urlava come al solito. Un'esultanza un po' spropositata. L'esultanza delle sue, diciamo. Il motivo di risultato è solamente perché volevo dedicare il gol a Domenico Scappuri, ci sono riuscito, per me questa c'è una vittoria. Questo era il motivo di risultato. Sapevo che vincevano alla fine perché sono troppo andare a farsi la doccia. E questo, dedicavo anche. Era una parata un scintille questa figura. La mia squadra era nettamente inferiore. Comunque non parliamo più dell'Inter, che ha perso ancora 7 punti in classifica. È lì giù a tutto, terzo ultima. Solo due squadre avanti dietro di lei. Comunque stiamo dicendo, dedica la vittoria quindi a Francesco Spina, il nostro presidente. Questo Borussia, che ha vinto l'anno scorso il campionato, infatti vediamo lo scudetto, punta a risorgere dalle proprie ceneri.
andiamo a risorgere, non è il campionato è andato, cerchiamo di risollevarci per la Champions. La prossima contro l'Atletico sarà la partita che contro il Napoli, sarà una partita che prendete sotto campo oppure giocherete come questa? Come al solito giochiamo sempre al massimo delle nostre forze. Se vinciamo contro il Napoli dedichiamo la nostra vittoria al nostro caro amico Felice Nappi. Luigi Nappi. Luigi Nappi, scusami Luigi. Bene, è stato un misunderstand. Resta una parola a Fisco, ci teneva a questa partita, lo si è visto prima del match, anche dopo. Ha voluto fortemente la vittoria, l'ha ottenuta, dedicandola anche al suo presidente che questa sera purtroppo non è potuto vedere prima. Questa vittoria è dedicata interamente al presidente Francesco Spina. Il nostro obiettivo stagionale era quello di arrivare al di sopra dell'Inter, che penso che ci... adesso le abbiamo con questi tre punti le abbiamo, abbiamo triplicate. Se non sbaglio l'Inter ha 7 punti, noi ne abbiamo 21 adesso. Esattamente, quindi le abbiamo triplicate, quindi il presidente può essere più che soddisfatto. Oltre alla Supercoppa abbiamo triplicato il risultato dell'Inter. Adesso si teneva molto a questa partita anche il presidente, che non è venuto anche per qualche altro motivo. Allora, il presidente non è venuto per un fatto, lui dice che è un fatto di influenza, polmonite, non so, io penso che è più un fatto emotivo che non è venuto sul campo, però no, lo so che è vicino a me, non c'è adesso con il corpo, ma sicuramente con lo spirito è vicino a me e vicino a tutti i ragazzi di Borussia. Tornerà presto? Sì, tornerà presto, penso già dalla prossima. Anche in campo, dalla prossima già sarà qua. Volevo solo dire che comunque i ragazzi dell'Inter hanno disputato un'ottima partita, giustamente... Il tuo ex capitano ti ha fatto un po' penale? No, il mio ex capitano, allora noi si analizziamo bene... mancavano alcuni mancavano fondamentali. Pedini da lui... Le sue pedine fondamentali li conosciamo, erano i miei ex giocatori. Forse non sono venuti anche per... Ah no, non niente per rispetto, hanno dimostrato che la serietà è un'altra cosa. Non voglio sapere i motivi perché non sono venuti, no, tanto meno mi interessa. Parla di operazioni? No, non mi interessa. Ce n'è di lavoro? Non mi interessa, c'è il lavoro, operazioni. Noi siamo il Borussia, abbiamo giocato all'estremo delle nostre forze. Poi analizzando la partita, noi abbiamo dominato il primo tempo, poi ci siamo, infatti abbiamo chiuso il risultato su 3-1, poi ci siamo un po' addormentati 10 minuti del secondo tempo, i ragazzi ci volevano punire, infatti ho tremato un po' su quel 3-3, poi ci ha pensato Pecella, 4-3. Ha chiuso il match. Sì, ha chiuso il match, poi Alessandro, vabbè, ho da dire che da qui un po' l'arbitraggio, però va bene così, abbiamo tutto vinto. Tutto bene quello che finisce bene, un'ultima parola sì. Però sull'ex presidente del Borussia, che quest'oggi era... sulla panchina dell'Inter, sì. Il nuovo presidente dell'Inter, cosa ha provato quando l'ha visto la panchina nella panchina opposta? Vabbè, fa sempre male vedere un caro amico che comunque abbandona la propria squadra, il presidente abbandona la propria squadra e va in un'altra, vabbè, diciamo così, tra i due abbiamo vinto meritatamente. La parola non vuol dire. Io non dai nessuna parola. Le persone si classificano le bocchelle da solo. No, intanto ci sono i momenti della squadra per tempo. No, devi sapere. Quelli che abbiamo presi dei punti. Dedica la vittoria anche a Domenico Scafuro. Dedico la vittoria alla pizzeria Bruco, nella persona dell'ex presidente Domenico Scafuro. Abbiamo vinto anche per te, per darti la dimostrazione che noi col cuore non c'è molto di partito. Andiamo in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Un grosso in bocca al lupo, ci vuole. Il campionato ormai è andato. Noi pensiamo, no, dico per l'Inter. L'Inter è un grande in bocca al lupo, come gliel'ho dato all'inizio campionato, glielo continuo a dare adesso. Sperando che si qualifichi almeno per l'Europa League, c'è il rischio che nemmeno quella faccia questa. Vabbè, l'Inter è una buona squadra per l'Europa League, come ho già spiegato al capitano e al presidente dell'Inter. Non più degna dei fasi di Inter. No, non si chiama più Inter, è un'altra Inter, poi non è da Champions. Io invece ho già detto ai miei giocatori, se non entro in Champions, l'Europa League non la gioco. E noi speriamo adesso di salire sul podio della Champions League. Parole forti del presidente di Garavisco, c'è qui anche un ex giocatore dell'Inter che ha provato già l'anno scorso nel Borussia, ha trafitto anche lui questa sera alla porta della sua ex squadra. Che cosa ha provato nel segnare il 2-0? Beh, vabbè, mi dispiace per la mia ex squadra, soprattutto per Marco, la mia ex capitano. Purtroppo quest'anno e dall'anno scorso siamo nel Borussia e quindi dobbiamo giocare e segnare per il Borussia. Quando Marco deciderà per un ritorno l'anno prossimo? Beh, vedremo, a fine anno poi tireremo le somme, dipende dalla stagione. Per adesso diciamo che è tinte chiaroscuro, né positive né negative. Noi
cercheremo di fare ben prima di tutto di qualificarci per la Champions e poi di ben impressionare, ovviamente poi il campo sarà a decidere. Va bene, ringraziamo anche Peppe Esposito, ringraziamo tutto il Perugia che ha portato a casa questa importante vittoria contro l'Inter. Ci vediamo giovedì per le altre partite della 13ª giornata del Trofeo Genoa.